la vostra città, sarà il vostro parco, dove dentro questo parco ci saranno giochi, verranno demoliti quei fabbricati che vedete per fare posto a un fabbricato unico con dei servizi efficienti. Ci metteremo anche la sede del garante dell'infanzia, in modo da avere un punto di riferimento continuo. Chiuderemo una parte, i lati, tre lati di questo palco, in modo che questo palco non diventi soltanto una copertura pure semplice, ma può essere utilizzata anche per delle iniziative magari anche al chiuso, piccole magari, se il tempo non ce lo permette, e quindi cambierà completamente il volto. Noi contiamo, ecco perché lo stiamo presentando, adesso dobbiamo fare solo la gara d'appalto di questo intervento, poi dopo vi daremo questo volantino, e entro il 2020 noi avremo questa vostra casa, sarà la città, la vostra città, proprio dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, in modo che voi potete naturalmente anche sapere o raggiungerla facilmente, visto che abitate fondamentalmente qui intorno, e avere non solo la scuola come grande punto di riferimento, ma anche questo bellissimo parco, perché lo destiniamo a voi direttamente. Grazie, un applauso, grazie. Questa è una realizzazione che abbiamo pensato proprio perché, al di là degli altri parchi che sono nella sedia del comune, questo sarà un parco particolarmente dedicato ai bambini, sia per i giochi, sia per la fruizione, sia per il controllo, perché noi sappiamo che il problema principale dei parchi è il controllo, e qui, trattandosi di bambini, questa sarà una cosa che noi, su cui noi terremo particolare attenzione. Come ti chiami? La particolarità del parco, oltre che essere a misura del bambino, avrà la caratteristica degli animali che non potranno circolare liberamente per il parco, ma avranno un'area dedicata e lì dovranno stare. Dunque, è un progetto sicuramente importante che noi confidiamo possa ricreare quelle aggregazioni che servono nel momento di crescita dei nostri ragazzi. Un luogo dove cercheremo di far capire a questi ragazzi quanto è importante l'altro, l'essere vicino ai propri simili, e a farlo in luoghi sicuri e in luoghi appropriati.